Continua il nostro viaggio tra le archeologie industriali e non solo. Infatti oggi siamo ad Arquapolesine, alla gloriosa discoteca Mascò. Siamo a pochi chilometri da Rovigo, lungo la strada statale 16. Nata negli anni 70, chiusi i battenti nel 2005, ma su queste piste hanno ballato in tanti. Prima il Popsi, perché così si chiamava la discoteca quando sorse attorno alla metà degli anni 70, e poi nel 1987 divenne Mascò. Il Mascò è chiuso da oltre 10 anni e vederlo ridotto in questo modo fa male, è un pugno allo stomaco, parola di Enzo Ferrari, che l'ha gestito per tanti anni a partire dal 1985.